tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Questa è l'ultima sera del nostro viaggio. Siamo arrivati al lago di Serponçon e abbiamo l'attivo qualcosa tipo 4.900 km, una roba del genere. Abbiamo fatto un bel viaggio, siamo in un posto magnifico, guardate, questo è il lago. E ci siamo fermati per la notte in un campeggio che è chiuso, dove però la proprietaria ci ha fatto entrare lo stesso dicendo: se vi accontentate, ragazzi, ci accontentiamo, sì, il campeggio bellissimo, tutto bello libero, vedete. Qua adesso abbiamo piazzato le nostre tendine e niente, Davide ha voluto mettere la sua Nencini Tent direttamente in riva al lago per poter vedere. Allora c'è la sua moto qua, la moto più bella del mondo, che è qua, e la sua Nencini Tent che è qua, con l'apertura direttamente, per forza, direttamente sul... Il professionismo. Io domani mattina voglio svegliarmi che apro la tenda e vedo il lago, cazzo. E vede questo. Oh, fantastico. Numero uno qua, ragazzo. Sì, Albertino. Questa è la nostra ultima sera, abbiamo fatto tutto il viaggio, domani attraverseremo le Alpi, entro sera saremo a casa, stanchi ma contenti. E niente, per l'occasione di quest'ultimo video, oltre a questo bellissimo panorama che vedete dietro, ho tirato fuori il mio selfie stick rosa, che è fantastico. Quelli che escono in moto con me conoscono benissimo. Allora, siamo al passo del Mon Ginevro, oggi è l'ultima tappa del viaggio e rientriamo a casa. Ora prevista di rientro 2, 2 e mezza, massimo 3. E niente, anche oggi il sole ci assiste, per fortuna, e anche se qua fa un freddo ladro. Notte caratterizzata dall'arrivo della volpe, che come al solito in Francia ci accompagnano anche loro, e
ci rompono i maroni di notte, però bene così. È stato divertente essere svegliato da un morso di volpe sul piede. Sì. Porca troia. Però te la sei rompata bene dopo, come tutte le notti di sto viaggio. Io non ho dormito. E l'altra volta c'era Nichetti che faceva la guardia, questa volta c'era lui. Porco caro. E niente, comunque il risveglio ottimo con vista lago bellissimo, un po' freddo e umido, però molto bello. Bello proprio. E praticamente siamo qua ora. Stiamo riportando il sole in Italia. Visto che la gente non è capace di portare il sole, noi lo portiamo comunque. Ci pensiamo noi, tutto a posto. E ci siamo beccati praticamente quasi 15 giorni di sole. Sì, pochissima acqua, 4 giorni fa. No, sì. Niente. Tutto bene. Penso che sia l'ultima o la penultima tappa del video diario. Adesso i video diari li mettiamo nel video generale? Sì. Penso di sì. Quindi con questo video diario si chiude anche il video generale che probabilmente avete appena visto. E speriamo che vi sia piaciuto, speriamo che niente. Per noi è stata una bellissima esperienza, siamo andati alla grande, ci siamo trovati bene. Non abbiamo mai litigato, siamo sempre stati andati d'amore d'accordo, che è una cosa magnifica. Tutto grazie a me. Perché è la cosa più bella, certo. La cosa più bella dei viaggi è avere dei buoni compagni di viaggio. E quindi niente. Mi fai piangere così, Albertino. Non è il caso. È andata bene, sono contento, molto contento. Anch'io molto contento, davvero. È stata una bella esperienza, mio primo viaggio lungo così, perché siamo quasi, finiremo con 5200 km più o meno all'attivo. E abbiamo cambiato continente e non avevo mai fatto una cosa del genere, quindi bello, sono contento. Bella. Grande Albertino.